Bentrovati con l'informazione di Termoli.tv. Controlli a raffica dei carabinieri, furti di rame e possesso di coltelli proibiti. Quattro denunce, ma vediamo. Giornata all'insegna dei controlli, quella di ieri, per i carabinieri della compagnia di Termoli, coordinati sul campo dal capitano Nichilo. Poco prima dell'alba, i carabinieri della stazione di Petacciato hanno proceduto al controllo di un'autovettura sulla quale viaggiavano due persone, un 38enne di Montenero di Bisaccia e un 44enne di Palata, entrambi già noti alle cronache giudiziarie, il cui atteggiamento al momento del controllo ha insospettito i militari che hanno deciso di sottoporli a perquisizione personale e veicolare. Al termine della quale hanno rinvenuto nella loro disponibilità e sottoposto a sequestro ben due coltelli del genere proibito. Per loro è scattata anche la denuncia. Qualche ora dopo, sempre nell'ambito della stessa operazione, a Termoli una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della città adriatica ha proceduto al controllo di un'altra autovettura con a bordo due persone, un 25enne di Larino ed un 24enne di Montenero di Bisaccia, che trasportavano al seguito, celati nel bagagliaio, circa 280 kg di cavi di che, da successivi accertamenti svolti dai militari, è risultato asportato presso un magazzino di proprietà delle Ferrovie dello Stato. La refurtiva è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario. Per i due giovani è scattata la denuncia per concorso in furto aggravato. L'ennesimo furto è stato messo a segno ai danni di un esercizio commerciale di Via Martiri della Resistenza a Termoli. Ad accorgersene una commessa che è passata per puro caso nelle vicinanze ed ha notato che la saracinesca del negozio di ortofrutta era alzata. La donna, pensando che i titolari l'avessero dimenticata aperta, ha provveduto subito a riabbassarla. La sorpresa invece è arrivata lunedì mattina, quando il personale si è recato al lavoro ed ha trovato la porta d'ingresso forzata. Una volta dentro, poi, si sono resi conto che all'interno della cassa erano spariti circa 350 euro. Il parco comunale di Termoli è stato affidato ad una società che lo gestirà per 20 anni. Vediamo il servizio. Il parco comunale Girolamo La Penna di Termoli è stato affidato all'ATI Vivere il Parco che, dopo essere risultata aggiudicataria del bando, ora dovrà occuparsi per 20 anni come da contratto della gestione e delle strutture poste all'interno dell'area verde. Il piano di investimento presentato avrà un costo complessivo di circa 1.600.000 euro per un canone annuale di 12.635 euro per i primi 10 anni e di 42.635 euro a partire dall'undicesimo anno fino alla fine della concessione. La stipula del contratto avverrà a breve nel rispetto dei termini di legge. Viva soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Brino. La scelta operata da questa amministrazione di esternalizzare la gestione degli impianti e delle strutture presenti nel parco comporterà, ha detto di Brino, un risparmio per le casse dell'ente di circa 100.000 euro, incrementando altresì le entrate del comune attraverso il canone che l'ATI Vivere il Parco verserà annualmente per la gestione dello stesso. E questa mattina siamo stati proprio al parco per vedere cosa ne pensano i cittadini su questa scelta. Siamo con due ragazzi pugliesi e molisani che sono oggi qui a fare una passeggiata al parco di Termoli. Cosa ne pensate? Quali sono le condizioni? Cosa vi piacerebbe trovare di nuovo? Spazi per giovani? No, secondo me è un bellissimo posto, specialmente per i giovani, per passare anche dei bei momenti con gli amici. Però secondo me qualcosa in più che ci vorrebbe. Sicuramente più posti a sedere, perché uno quando viene con gli amici o diciamo si siede sulle giostre perché non. Beh sì, comunque cioè, diciamo, le strade non sono in ottime condizioni, perciò sarebbe anche bello che si può fare qualcosa anche per queste strade, per aumentare la viabilità, per fare anche sport, che per Quindi passare. voi siete favorevoli a un ricambio totale del parco? Certamente sì. Diciamo che tutti quanti possono accedere per esempio a fare attività sportive, un po' più pulito, un po' più riguardato, un po' più custodito il parco. Questo è quello che ci vuole. Il parco comunale di Termoli cambia volto. Cosa vi aspettate? Un rinnovo, più aree verdi? Cosa vi piacerebbe? Secondo me ci dovrebbe essere. Che ne so, magari un bar, dei luoghi comunque pubblici dove potrebbero andare tutti quanti, tipo. Dove si fa godere, ragazzi?
Per il spago dei ragazzi alla fine, è la cosa più importante, perché comunque tipo a Termoli non ci sta un posto dove si possono raggruppare tutti i ragazzi, infatti la maggior parte di noi giovani non sanno dove andare, che cosa fanno? Andiamo al parco? Ok, però dove stiamo? In un parco che non ci sta natura, non ci sta niente, quindi alla fine la cosa più importante è trovare uno spago per noi ragazzi, tipo appunto la piscina sarebbe una buona idea, oppure che ne so, dei... Tipo, non so, esempio? Delle piste di go-kart? Anche, ma... anche delle piste per fare gare. Un alternativo, oltre a quello che trovi comunque in luoghi pubblici come la piazza. Un campetto da calcio, ci sta per i ragazzi giovani. I ragazzi sono liberi comunque di divertirsi in mezzo alla natura. Ciao. Nuovo appuntamento stamani nell'ambito della settimana di prevenzione varata dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori della sezione provinciale di Campobasso. Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione della LILT provinciale con la Regione Molise e con il coordinamento screening del Molise, alla motivazione principale nel potenziamento della partecipazione agli screening messi in atto dalla Regione Molise per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, del collo dell'utero e del retto colon. Sono aperte le iscrizioni per il corso di giornalismo internazionale che sarà tenuto dal dottor Roberto Colella. L'iniziativa è rivolta ai giornalisti e studenti, ma anche a coloro che abbiano semplicemente voglia di arricchire il proprio bagaglio personale. Il corso verrà articolato in 8 lezioni da 1 ora e 30 minuti ognuna, una volta alla settimana, e si terrà ogni lunedì dalle ore 19 alle ore 20:30 presso la sede messa cortesemente a disposizione dalla Confesercenti Termoli, situata in via Cavour 9 nei pressi della stazione ferroviaria, ed inizierà l'8 aprile. Bene, questa era l'ultima notizia per voi. Vi ricordiamo che se avete segnalazioni potete scriverci all'indirizzo mail redazione@termoli.tv. Grazie per la cortese attenzione e buona giornata.